e donne, o meglio le ragazze, manipolatrici narcisiste. Ecco, scelgo di trattare questo tema, un tema molto delicato, perché è spinto dal bisogno di far sapere ai miei iscritti e non che, secondo la mia opinione, al giorno d'oggi esistono anche donne manipolatrici e narcisiste. Attenzione, non sono tutte, ma secondo me ci sono donne che effettivamente sono classificabili come tali, ok? Dunque, se tu sei una ragazza, una donna e stai guardando questo video, sappi che non sto parlando di te, quindi non incominciare a pensare o a dire: ah, questo è un maschilista, questo ce l'ha contro di me e puttana dei simili, va bene? Allora, innanzitutto, che cosa significa persona manipolatrice? La persona manipolatrice è colei, è quella che riesce e vuole andare a gestire il pensiero di un'altra persona o di altri esseri umani. Cioè, che significa manipolare? Significa controllare, significa gestire, significa andare a, diciamo così, sfruttare nel modo che quella determinata persona vuole. Ok? Manipolare significa andare a controllare, a gestire, a, ripeto di nuovo, controllare in maniera diretta o indiretta, esiste anche una manipolazione indiretta, un determinato essere umano. La manipolazione diretta ovviamente è la più bieca, è la più brutta, è la più negativa che esista, ma sappiate che anche quella indiretta è lo stesso brutta, è lo stesso molto negativa. Manipolatrici esistono sì, ma anche narcisiste, cioè quelle persone, quelle donne, quei ragazzi che contano a guardare loro stesse nella maniera estetica per far apparire sempre più belle, sempre più sexy, sempre più affascinanti, che stanno, meglio che trascorrono, gran parte della loro giornata a guardarsi allo specchio, che incominciano a controllarsi in maniera scrupolosa, che si vanno a guardare in maniera profonda come se solo loro avessero la patatina, solo se, come se loro avessero solo la vagina, va bene? Ecco, io mi sono stancato, io mi sono stufato, perché non è possibile che ci siano ancora oggi, e siamo all'anno 2020, donne, ragazze manipolatrici, narcisiste, ok? Allora, come fare? Come fare a, diciamo così, non dico sconfiggere, perché non si tratta di sconfiggere o di vincere su di loro, ma come fare per, tra virgolette, riuscire a gestire al meglio queste persone. Il trucco migliore è quello di ignorarle. Che significa ignorarle? Non darci peso, non dare un valore loro, considerarle praticamente carta straccia, considerarle zero spaccato, zero carbonella, va bene? Cioè evitare di contattarle, evitare di fare il morto di fica, di fare il pisello centrico, cioè, ok? Cioè non adulare la donna narcisista e al tempo stesso manipolatrice. Ok? La donna narcisista si riconosce subito perché è una donna, una ragazza che se la tira, se la tira, come direbbe il simpatico Michael Righini, se la tira a bestia. Va bene? Tirandosela a bestia, ne viene fuori che se un uomo si azzardasse a fare il porco, il maiale, a dire: sei bellissima, sei stupenda, sei straordinaria, io mi ti farei tutta, accadrebbe un macello, perché quella stessa ragazza e donna continuerebbe a montarsi la testa e ad essere ancora più cattiva, più stronza e più scorbutica di quanto già lo sia. Va bene? Quindi attenzione, occhio alla penna, così in genere dice Paolo Bonolis nelle sue trasmissioni televisive. Ok? State in campana. Ok? Se è troppo bella ed è una che se la tira, probabilmente sarà un'acida narcisista, probabilmente sarà una ragazza o una donna, in genere sono più le ragazze che le donne, quindi sono più persone di genere femminile, più giovani che donne mature, a tirarsela e a addirittura manipolare gli altri. Per quanto riguarda la manipolazione, sappiate che è una delle tattiche più bieche, una delle situazioni più brutte che possano esistere, e
e che possa andare a coinvolgere le donne di oggi, ok? Cioè la manipolatrice, se volesse, ti ribalta come un cazzino, ti sfrutta, ti annubila la mente, riesce solamente a plagiarti e al tempo stesso a controllare in maniera diretta o indiretta la tua testa, il tuo cervello, la tua psiche, ok? Cioè se questo accade, se questo si verifica, significa che la manipolatrice è riuscita nel suo intento, è riuscita ad arrivare a plagiarti, a cambiarti la vita, a cambiare il tuo modo di ragionare, il tuo modo di riflettere. E vuoi cambiare il tuo modo di ragionare e o il tuo modo di riflettere per quella determinata manipolatrice? Io penso proprio di no, io mi auguro proprio di no, io auspico proprio che la tua risposta sia no, caro Leandro, va bene? Ecco, io quindi vi invito a riflettere, io vi invito a fare 3-4 riflessioni tranquille e serene per rendervi conto in concreto e non in astratto, come spesso usualmente dico, che non si può continuare a dare vinta ad una eventuale manipolatrice. La narcisista esiste, certo che esiste. Come si fa a uscire da questo, chiamiamolo, tunnel? Quello di ignorarla, quello di non considerarla. Hai davanti una manipolatrice narcisista? Ignorala. Non darle peso. Non farti vedere uno zerbino. Non fare il Chad, non fare lo zerbino umano di quella donna o di quella ragazza. Mettiti nella condizione di non considerarla minimamente, di lasciarla cuocere nel suo brodo, di non metterti nella condizione di stare lì a parlare con lei. Non cagartela, non cagartela, va bene? Detto ciò, grazie a tutti per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi al canale e mi raccomando, commentate. Ciao da Leandro, conoscitore italiano.